In Italia riusciamo a creare, ma non riusciamo a trasformare. Negli anni, dopo guerra sono nati gli stabili pubblici, negli anni 70 sono nati gli stabili poi privati, negli anni 80 sono nati gli stabili innovazione, ma tutto per una specie di sommatoria, mai di distillato. Allora io penso che questa provocazione della danza, provocazione che è la realtà, perché se io vado fuori, la commistione non solo di ospitalità, ma progettuale nella testa degli artisti e degli operatori è fatta. Io vedo qui il Festival di Fies, vedo Torino Danza, vedo l'attività del Puccini, ormai si lavora in una maniera diversa. E questo non si può, le regole non tenerne conto. In tempi di economie più floride si poteva sommare, quindi mettere una nuova realtà accanto all'altra. Ora non possiamo più fare questo. È come il Far West, è arrivato in fondo, abbiamo visto l'oceano, ti giri indietro e crei le regole. Ma le regole non sono solo regole amministrative. Se noi dobbiamo trasformare le regole in regole ideali. E allora questa per esempio è una prima provocazione, apriamo veramente gli steccati. Danza e spettacolo contemporaneo sono, come in tutta Europa, la stessa cosa. Perché no? Io degli spettacoli che produciamo come Fabbrica Europa, come Ponte d'Era, che non so più cosa sono. Una piccola banalità, una gag. Abbiamo cominciato Fabbrica Europa con 4 direttori artistici. Ognuno aveva un suo settore. Ora non sappiamo più bene come gestire questo incrocio fra i settori. Questo penso che sia una riflessione da fare tutti insieme, ma molto provocatoria, molto chiara, anche perché è una cosa che ha detto Fiorenzo prima, che si lega per conto mio a quello che diceva Sergio, perché vorrei fare una piccola unione di queste due cose. Dice, ma se diamo più soldi alla danza, a chi li prendiamo? E questa è una cosa che sta nella testa di tutti noi. Questo è il problema, perché molte delle energie che noi abbiamo impegnato come operatori dello spettacolo è stata quella anche di tenerci sotto scacco gli uni con gli altri. Io penso che questo va finito, questo deve finire. Deve finire se noi siamo in grado di rilanciare un'altra sfida, che è quella alla politica. Noi abbiamo passato dei mesi, da febbraio in poi, a essere dichiarati pubblicamente sui giornali e alla televisione come dei questuanti, come dei mentecatti. E questo ci è rimasto un po' a tutti come segnale profondo. Questo per noi invece deve essere un segnale importante, perché solo se c'è un'unione forte e un'idea fra politica e operatori culturali, e quello che diceva Sergio, anche nella gestione, anche nella fiducia reciproca, noi facciamo lo stesso mestiere, la politica, la parte tecnica anche del Ministero e noi, costruiamo futuro, diamo idee per lo sviluppo, idee e lavoro per lo sviluppo diverso di questa società. Penso che questo sia un patto chiaro da fare, perfino adombrato nelle parole di Galan all'incontro di Torino, in maniera diversa, ma questo. Questo penso che sia la nostra responsabilità etica e sociale in questo momento. Guai se noi ci chiudiamo alla difesa dei nostri 1%, 2%, 3%, compreso quello della danza. Sono chiaro su questo. La danza non vince se passa dal 2% al 3%, ma vince se insieme ci poniamo un problema dello spettacolo, io dico contemporaneo, qualcuno può dire di altro tipo, tutti insieme e affrontiamo il nostro modo per diventare parte del sistema paese, perché questo è quello che noi stiamo pagando in maniera forte. I finanziamenti che arrivano allo spettacolo, voi sapete, sono una parte minimale rispetto all'aiuto che lo Stato dà all'industria, per esempio, ma glielo dà in altre forme. Noi dobbiamo fare dei passi avanti, ma darci per esempio delle regole sul welfare, chiedere denaro sul welfare, chiedere denaro ma pubblicamente sulla formazione, perché tutti gli investimenti che vanno sulla formazione delle industrie, per noi invece a volte sono surfing per avere un po' di soldi dall'assessore di turno. Ma all'inizio Evelina Cristini, quando ha parlato, ha detto qui si parla di professionismo ma siamo anche una forte impronta sociale.
E allora, per esempio, questo rapporto fra i giovani e la professione, fra i giovani e i bisogni, questo noi dobbiamo trasformarlo non solo in, diciamo, laboratori, ma è una parte economica, una nostra rivendicazione di essere parte del sistema paese. È incredibile che esista un Ministero della Gioventù e noi non trattiamo col Ministero della Gioventù. Su questo la danza non può essere una parte separata, ma deve far parte insieme a tutti noi di questa parte, di questo lavoro.